Bentrovati, amici telespettatori ed amiche telespettatrici, tifose e tifosi biancorossi, e benvenuti alla puntata numero 12 di Insieme a Canestro, oggi giovedì 4 febbraio 2021. Una puntata in cui esamineremo a fondo la prestazione di domenica sera contro la Reier Venezia analizzeremo insieme i motivi di questa sconfitta, non certo inaspettata per il valore che tutti conosciamo della squadra di De Raffaele, ma francamente ormai ci avevamo preso un po' gusto con le imprese della squadra di Repescia. Ed ora il via anche alla presentazione degli ospiti in studio che mi accompagneranno in questa tappa di avvicinamento alla partita di domenica contro Trento, ricordo domenica pomeriggio ore 17 partita comunque di cui approfonditamente parleremo in seguito. Alla mia destra Henry Drell, alla piccola ma anche guardia della VL. Thank you Henry to be here. Thank you. Thank you for me. Roberto Occhialini, il titolare dell'azienda Stile e Ricamo SRL consorziato del eh, Pesaro Basket, esatto. Grazie Roberto Buongiorno. di averci. Buongiorno, grazie a voi, grazie a voi. E Simone Falamini, permettimi, vecchia gloria, ex giocatore della Scavolini, allora uh, Siviglia Basket Pesaro. Grazie eh, Simone. Molto ex, vecchia gloria, già. <ride> grazie a voi, grazie a voi. Buonasera a tutti. Ricordiamo che Rossini TV è visibile in tutta la regione Marche e in tutto il pianeta, grazie allo streaming, a Facebook, al canale YouTube che abbiamo... E nel nostro portfolio abbiamo anche attivato, come ormai già sapete, prego la regia di mandare in sovraimpressione il numero di WhatsApp 346-367-3780 per permettere a tifosi appassionati eh, di interagire con suggerimenti, commenti e domande agli ospiti che si vicendano in studio. Partiamo con Henry Drell, diamo sempre spazio al giocatore, al beniamino dei tifosi, Henry. Tere tulemast meie telesate, iatenu paliu onsin kos meiega. Grazie, buono, buono, bene. Allora, l'ho salutato very good. in estone e gli ho detto benvenuto al nostro programma televisivo e molte grazie per aver accolto il nostro invito. I had some doubts about the pronunciation. No, It's ok, it's ok, I understand, I understand. Avevo qualche dubbio sulla pronuncia, ma mi ha perdonato. <ride> Henry nasce il 25 aprile del 2000, quindi Sentite. è un uh, millennial ed è figlio d'arte, perché suo papà Harry, non c'è una gran fantasia in famiglia, <ride> Harry Henry, <ride> è stato un giocatore di basket professionista eh, che ha giocato con la Corv Palli Your father ha played yeah. in this team, yeah. Yeah, yeah. ma also your mother, anche tua madre, sì. right? Sì. Marelle Gruntaldrell, sì. she was a former basketball player, and was part of Estonia Women's National Basketball sì. Team, sì. anche sì. la mamma ha giocato a pallacanestro e per addirittura nella Familia, nazionale. Complimenti <laughs> alla famiglia, insomma, yeah, dai, grazie. Dai. Henry, tua madre è half uh, German-half- Estonian or completamente Estonian? Because mm. the name uh, no, è uh, Estonian. Ah. ma my, uh, my dad is half uh, Israel- half Estonian. So it's mixed. Uh, mixed. Uh, mixed mixed. Ok. Ha detto che la mamma è completamente estone mentre il padre è sangue misto israeliano uh, estone. Henry è nato a Tallinn. Tallinn sapete benissimo che è bellino, la capitale dell'Estonia, la città più popolosa. Io faccio sempre un po' di geografia e storia. I miei ascoltatori sempre. apprezzano sempre Brava, questo bravo, breve Mario. momento di excursus culturale se e no siamo parlare di basket ma poi tagliano è un gioiellino proprio no? è un gioiellino, è un proprio, gioiellino proprio. esatto è, è bravo bravo Roberto perché eh, dal XIV al XVI secolo ha fatto parte della Lega Anseatica la famosissima Lega Anseatica che era una lega commerciale sul Mar Baltico e sul Mare del Nord e eh, Tallinn, distret un distretto di Tallinn, Kesklin, è uno dei siti medievali meglio conservati in Europa ed è patrimonio mondiale eh, dell'UNESCO. Quindi hai proprio ragione, mm -hmm. è un gioiellino anche dal punto di vista eh, architettonico. Henry, abbiamo parlato della tua città, forse tu la capisci. Tu inizi a all'età di 9 anni. Si. ha cominciato a giocare all'età di 9 anni e ha um, debuttato col basketball club Cramo right? Si, si. your first team was basketball Cramo yeah. biggest in Estonia yes. ecco, tell us about your experience when uh, you were really a kid dici la tua esperienza quando eri veramente un bambino e hai cominciato a giocare a basket uh, you know I was, uh, non mi ricordo molto bene. La prima volta che andai lì ero così piccolo e minutino. Tutti mi volevano uccidere, come fanno qui. Fu molto divertente. Ero il più giovane del gruppo. Mi sono divertito tantissimo. And I like this. quindi sei andato lì perché eri il più alto sì, ero il più alto, il più magro e tutti mi dicevano ok, sei un bambino possiamo fare tutto e prenderti in giro questa è stata la mia prima esperienza ok, poi sei andato e hai giocato appunto nella Estonian Latvian Basketball League called Meister Meisterliga sì e nella WTB United League, si, VTB. che sono due campionati che in Estonia vengono disputati. Dopodiché nel 2015 ti unisci all'Audentes Norte Condist. Ah. in 2015 ti unisci a questo club, che è molto popolare in Estonia. Puoi uh, yes. uh, yes. uh, uh, something qualcosa this uh, popolarità di questo club? Gli I mean, like, uh, ho chiesto perché è popolare molto questo club in Estonia. Questo club è la più grande ed importante fucina di talenti in Estonia and, uh, e forse I anche in altri paesi it's vicini, quali la Lettonia. But, uh, non so you know, se esista una scuola simile in Italia. in Italia. Consiste in un grande complesso a Tallinn uh, Tallin, e tutti i migliori talenti study, vengono you know, a studiare school, qui, scuola allenamenti partite tutto bene combinato insieme ci sono ottimi programmi di studio per i giovani questo è il motivo per il quale sono andato lì tutto è partito da lì studiare e giocare a pallacanestro ok rimane lì un anno perché il primo luglio 2016 firma un contratto col brose bamberg dove debutta da professionista il 18 marzo del 2019, segnando due punti in una partita contro l'Eisbergen Bremerhaven. On 1 July 2016, you sign a contract with Brose Bamberg mm -hmm. and you start your professional career on uh, 18 of March 2019, recording two points versus Bremerhaven. Sì, questa era la più grande league, la like yes. Bundesliga, la Serie A. Ma prima in uh, Pro A, come? Like, uh, sì, Lega questo 2, è stato il mio debutto nella Lega Italy. Maggiore, la so, Bundesliga. Prima giocavo nella so, Pro yeah, A, che è come la Lega uh, 2 in Italia, una bella esperienza. E a proposito di questa bella esperienza, in Pro A, che è la Lega 2, la Zweite Bundesliga in Germania, e Pro Action è chiamata, il 2 febbraio e sei stato nominato Pro A Youngster of the Month. Il migliore giocatore giovane del mese di febbraio nel 2019, sì, gennaio fu un bel mese per me. Come quello di quest'anno. Direi proprio che è il mio mese. E infatti, in quel mese, 13.1 punti a partita, quasi 4 rimbalzi, un assist e mezzo e quindi eh, grazie a quelle cifre è riuscito a ottenere questa eh, nomination diciamo nel aprile 2019 qui ci avviciniamo il eh, 19 esattamente ti sei dichiarato eleggibile per l'nba draft mm. e questa è una storia che conosciamo già tutti e il guru dell'espn il famoso canale televisivo jonathan givoni non so se si pronuncia così lo ha classificato al 55 posto su 100 eh, prospetti. Sì. Il 18 novembre, però, hai deciso di eh, togliere il tuo nome. Comunque ti potrai ripresentare il prossimo anno, addirittura fino al 2022, visto che può arrivare a 22 anni. The reason of your withdrawal? Uh. Le decisioni di questa tua rinuncia per ora avevo intenzione di venire a Pesaro and, uh, e veramente ottenere successi qui higher, e poi scalare la classifica 55, oltre il 55, like, uh, il 55° posto delle ranking purtroppo l'anno scorso è andata come è andata spero and, uh, di ritrovarmi eleggibile quest'anno oppure il prossimo or, uh, ho ancora due anni a disposizione esatto, exactly, esatto, exactly, esatto exactly. Simone, vuoi spiegare cos'è il Draft NBA per chi non lo sapesse? Non lo so nemmeno io perché non, non, mai, non mi sono mai dichiarato leggibile. quindi... <ride> <ride> allora ve lo dico io brevemente, Roberto. Vai, lo sai. vai, vai tu, vai tu. Allora, il Draft <ride> NBA è un evento annuale della NBA, of course nel quale le 30 franchigie possono scegliere nuovi giocatori, che siano i migliori elementi, prospetti universitari, ma da qualche anno possono essere anche giocatori di ambito eh, internazionale, quindi che vengono direttamente eh, dall'università o dalle high school eh, internazionali. E, mh, la tua carriera adesso è, è dalla Germania a Pesaro arrivato uh, l'anno 2019 appunto molto legata alla figura di Federico Perego. È incredibilmente congiunta la tua carriera con uh, Federico Perego perché uh, era il tuo assistente coach there uh -huh. in Germania e poi è il tuo coach last year in yeah. Pesaro. Yeah. Federico Perego è stato il suo assistente. Allenatore quando era in Germania, poi nell'estate del 2019 sappiamo tutti che Perego è stato il primo allenatore qui che ha portato eh, Henry in maglia biancorossa. Yeah, well, I mean, uh... Naturalmente lui mi ha parlato di Pesaro, ma io già conoscevo Pesaro prima. Volevo venire qua perché la storia e la tradizione di questo club parlano da sole. Lui naturalmente mi ha parlato più approfonditamente di quanto avessi in mente su Pesaro, ma sono venuto qui per Pesaro, non per Pergo. Ah, ok. Quindi i tuoi sentimenti quando... When... Una società così blasonata ti ha chiamato quando un uh, a famous uh, club contattato and proposed to you: Harry, come to Pesar. Yeah, and uh, you know, to you start, start building up, you know, <laughs> and step by step beh, sai, you, piano you know, piano, know, piano sto anche io crescendo a, e sono stato pure, molto contento. Harry ha debuttato l'anno scorso, nella prima giornata di campionato, ce lo ricordiamo tutti, il 22 settembre, contro la Fortitudo Bologna. Ve lo ricordate quella partita in cui fumo invasi da tifosi bolognesi eh, del sponda biancazzurra e, e segnò i due punti al suo debutto. E vediamo un po' di statistiche. Let's now analyze some statistics about last year quando uh, ha scored uh, 4.8 punti per game, 1.1 mm -hmm. assist e 2.1 rebounds. Mm -hmm. L'anno scorso ha giocato con 4.8 a partita di punti media, un assist 1.1 uh, e 2.1 rimbalzi, con un record personale di 16 punti contro la Virtus. Il tuo top score uh, l'anno scorso was versus contro Virtus Bologna, 16 points. Sì. This year, this year almost the same uh, stats. Eh but already three games when uh, you scored more than 10 points. Uh -huh. Quest'anno uh, ha più o meno le stesse statistiche, ma già tre partite in cui è andato in doppia cifra, si dice. Eh, Ti ricordi when? quando quest'anno? This, this year I remember, yes. of course I remember, but uh, you wanna tell I It was, uh, sì, certo, mi ricordo. Uh, Ancora against, una volta contro uh, Bologna, il mio team preferito contro Cantu. cui giocare. Then, uh, Poi contro uh, Cantù Sassana. e Sassana. contro Sassari. Exactly. 14, 17 e 16, uh, quindi 14, 17 uh, e 16. January. January, January, month, month. <laughs> Fine dicembre, gennaio <laughs> è proprio il mio to... mese. E um, ti aspettavi di essere confermato da un santone come Repesa? Did you expect to be confirmed by such a famous coach as Repesa? Um, sì, se ti devo dire onestamente, ti dico di sì. Ma sai, in questa squadra che abbiamo adesso, ognuno può segnare, viviamo giorno per giorno, ogni partita ha la sua storia. In alcune partite, Delfino segna 20 punti, in altre partite, Kane ne segna 15. La cosa più importante è vincere. So Lasciamo parlare le statistiche. And, uh, Se vinciamo, win, è sempre una so cosa we'll buona per noi. E together with Zanotti, insieme a Zanotti, <coughs> sei il trade union della squadra dell'anno scorso. Mm -hmm. Together with Zanotti, sei l'unico giocatore che è stato l'anno scorso. Sì, ovviamente, a parte i più grandi. Sì, Zanotti e me, penso. E sicuramente abbiamo tutti notato come il coach Repesa ti sta spronando di continuo usando maniere anche un po' tra virgolette energiche, Simone. Il no? coach is continuamente pushing you using also energetic manners. We everybody, we, we noticed very energetic manners, yeah, <laughs> a lot of patience. A lot of Henry, how do you spend your time here in Pesaro, come te la passi qui a Pesaro? Where do you live? Dove vivi? I, I live by the beach, a uh, very nice beach. And uh, this year, you know, because of this Covid and uh, because all of this, it's nothing much to do right now. But uh, last year uh, I had school last year still. So I did a lot of school stuff last year and um, online, online and uh, Vivo vicino alla spiaggia, è molto bello, quest'anno purtroppo a causa delle Covid non abbiamo molto da fare ma l'anno scorso avevo la scuola online e trascorrevo molto tempo con i miei compagni di squadra quest'anno ci sono molte restrizioni, dopo le 10 non si può uscire, i ristoranti sono chiusi, non c'è molto da fare se non guardare dei film o giocare con i videogames altrimenti mi piace molto trascorrere il tempo in città, nei ristoranti di Pesaro Yeah. un po' di pubblicità anche a questi ristoranti che Ci appena sta, <ride> soprattutto in questo momento <ride> che esatto. poi si mangia anche bene Maremoza, esatto eh? esatto dall'amico stanno dei, dei primi eccezionale buoni, eccezionale sì. e, um, una domanda che pongo sempre quando mi parlano di questi videogames preferisci di giocare, a, giocare FIFA, a FIFA o a NBA ad, NBA? ad NBA to mm. play videogames warzone Warzone, of course, warzone, Con gli amici preferisco football, giocare right? a FIFA, yes, mentre da that, solo preferisco NBA. Qual è il tuo team preferito nel football? Nel football? Devo dire Uber, giusto? Perché sono solo italiani o... No, no, no. No, no. Il mio team preferito è... A calcio? Beh, devo dire la Juve perché sono in Italia. A dire il vero la mia squadra preferita è il Barcellona, ma qui in Italia naturalmente la Juve. Mi spiace se dico qualcosa di sbagliato per i tifosi dell'Inter, ma da quando c'è Ronaldo. Beh, Simone gli avrà fatto piacere visto che Barcellona è un suo punto di riferimento, ma dopo ne parliamo. Henry gioca anche in nazionale. Ha debuttato sempre nel febbraio del 2019, in una partita di qualificazione proprio per il eh, campionato del mondo contro la Serbia, eh, giocando mh, parecchio e eh, segnando a referto quattro punti in una partita tiratissima 71-70. We were speaking about your debut in the national team versus Serbia mm -hmm. versus Teodosic, mm -hmm. you played. Yeah. I sì, the, contro Teodosic uh, gioco sempre bene. Abbiamo be pure vinto also, contro la Serbia, non I posso say, dire nient'altro. And now after the final 8 you move to play in your national team. Sì, in uh, Russia, in Perm. In Perm, yes. With Simone e uh, Marco. Marco, Marco exactly. yeah quindi ha finita le Final Eight, sappiamo tutti che c'è una bella pausa fino al 7 di marzo, ci mancherà la VL per queste tre settimane e volerà a Perm, nella bolla di Perm, dove ci saranno partite con la sua nazionale, insieme a Zanotti, che giocherà per la nazionale azzurra, e a Marco Filippoviti, che giocherà per la nazionale ungherese. Veniamo alla presentazione di Roberto Chialini, invece, come ho detto, titolare dell'azienda Stile Ricamo SRL, Urbinate. Urbinate. 14 maggio 1963, la Penso tua data di nascita. Guardare lui poi mi, fa, mi, mi avvilisce. <ride> Roberto, raccontaci della tua vita, della tua azienda, la storia della tua azienda, quanti dipendenti hai, cosa produci, dove esporti. Sai, i tifosi sono curiosi di sapere in che mani hanno la propria fede, la propria passione e quindi presentare i consorziati penso che gli faccia molto piacere, conoscere cosa fanno, di cosa si occupano. Bene, dunque la parola stessa stile ricamo già dice, la dice lunga, no? Noi facciamo ricami, veniamo da una storia molto lunga. Dall'88. 33 anni, quindi 33 sì. anni di ricami. E uno dice ricamo, immagina la nonnina, no? col telaio. In realtà è industriale. Ti senti un po' anche disagio, perché una volta che lavoro fai ricamatore, e, eh, senti che sei un po' osservato in un modo strano, no? Però ci sta e va bene così. In realtà eh, le nostre sono tutte macchine industriali, eh, tutte tecnologicamente avanzate, noi le cambiamo proprio eh, di continuo. Eh, sono 250 teste circa, quindi ogni, ogni testa è un ricamo, quindi immagina che si possono fare volendo 250 ricami circa a, te, a, a, a momento, insomma. In simultanea. in simultanea. Quindi in questi 33 anni siamo qui di Pesaro, sì. no? è vero, nati urbino, poi pian piano siamo venuti giù fino a Pesaro. Sei sceso a valle, diciamo. Siamo scesi a valle abbiamo cambiato già <ride> esatto, eh, tre laboratori e l'ultimo potrebbe essere arrivare qui a casa dell'autostrada eh, ecco. no? speriamo quindi arriviamo. in espansione continua sempre è stato in espansione sì. tanto sacrificio perché è normale che noi stiamo dietro e eh, le grandi griff della moda quindi stando dietro loro eh, qui, cioè o ci sei o sei fuori esatto quindi qui comincia e qui finisce cioè devi essere insomma eh, attento ecco, ecco per le nostre telespettatrici chi sono queste griffe, queste haute oh, couture che una, andate a fornire? Noi facciamo anche diversi capi vip, capi sì. sfilate, e una qui per dire che qui nel territorio perché è l'Alberta Ferretti e che comunque sì. la serviamo da diversi anni con anche la linea Moschino e quindi con loro abbiamo un rapporto ormai consolidato già da anni. E poi è ovvio che girano un po' tutte, adesso negli ultimi anni stiamo per dire eh, facendo un lavoro enorme eh, per Christian Dior, e pensa che un, eh, una borsa ricamata per Christian Dior, adesso io dico all'incirca più o meno, no? per creare una borsa di Christian Dior eh, ci possono volere, noi lavoriamo sui tre turni, quindi facciamo 24 ore al giorno, siamo circa 40 persone e per fare questa borsa diciamo che eh, ci vogliono anche due giorni di lavoro con questi macchinari sì. tecnologicamente avanzati e lì davvero c'è uno scarto incredibile, cioè Dior è vero che eh, ho, ho queste linee importanti non guardano l'euro, però ovviamente deve essere tutto Perfetto. certificato, tutto, tutto di più insomma, no? quindi immaginiamo dopo 40 ore di lavoro rischi di buttare via la borsa. Quindi è, è una cosa che è, non è facile. Tocca a stare all'orecchio come dicono con Pesaro. È un lavoro che sì. davvero, guarda. Abbiamo fatto un video l'altro giorno a queste ragazze qui da noi, ma se le senti parlare ti rendi conto che poi sono importanti queste cose, no? Perché sì. eh, sai, il quotidiano sei sempre un po' di corsa, sempre questa area un po' tagliente, hai poco modo anche di confrontarti, raffrontare. Ultimamente no? poi in maniera sì, raggiunta. Sì, sì, sappiamo sì. Sappiamo che è sempre sì. peggio, no? E allora sentire queste ragazze parlare davanti a una, a una telecamera, eccetera, e poi magari riguardatela così con calma a casa, ti rendi conto che davvero, cioè se non c'è la passione, in tutti i lavori un po' forse di passione ci vuole, sì. perché sennò no diventa comunque faticoso. Ma da noi, se non c'è la passione, proprio diciamo, non si può esprimere come si deve esprimere. E nel 2014 questa passione, nel novembre 2014, ti nasce questa passione no, del basket a me io non trascinato la... da Costa e Amadori. <ride> io non ho la passione del basket. <ride> eh, però devo dire grazie, che comunque, <ride> sì. per carità, bello, mi è piaciuto, mi piace, abbiamo sofferto molto, perché ti dicevo prima, si rischiava anche di prendere le botte. Sì. Ma raccontaci come Amadori ti ha coinvolto. Adesso ti dico, io... Sì sono in mezzo a, al presidente Luciano Amadori del consorzio e dall'altra parte l'altro presidente dello scorso anno mi ha tirato dentro di i due quindi per dire che sì sto Luciano Amadori eh, già me l'aveva detto qualche volta però un giorno mi ha preso proprio se è stato un paio d'ore ma ha fatto ma è, è stato proprio bravissimo ha tirato fuori il meglio di sé è, eh, come ho potuto non sposarlo? Ho dovuto sposarlo... Un motivatore. È un motivatore. Un imprenditore. <ride> un imprenditore. Cioè veramente sì. è stato, devo dire, grazie, da quel 2014, oggi è il 2021, sono ancora lì, io non sì. pensavo nemmeno che, sai, non è che sia nemmeno tutto eh, così facile e così scontato, la nostra è una realtà piccola, non è una realtà, sai, qui abbiamo a che fare con aziende grosse, leader mondiali, eccetera. È la fabbricetta più piccola, magari... Sì, da un lato c'è modo anche lei di crescere, ma dall'altro deve fare i conti più sul, sul piccolo. Quindi già per noi essere stati dentro sette anni nel consorzio, anzi avendo anche incrementato un pochino, è una soddisfazione. Dai, io quindi devo dire grazie, sono contento. Poi quest'anno fortunatamente arrivano le soddisfazioni. No? Arrivano cioè, le soddisfazioni. Esatto. E quindi, dai, si sì, possiamo. Come si dice? Io mi ricordo la domenica sera si andava a casa sempre un po' rattristiti perché cosa? con le orecchie basse perché primo rischiavi di buscare fuori o quantomeno che ti strisciassero la macchina <ride> poi il lunedì e il lunedì di andare a lavorare sì. e in più avevi perso cioè, che, E in più pagavi anche capisci cioè, è dura adesso dirla così beh la passione non eh, è facile dirla così. così invece devo dire che nonostante tutti questi anni siamo andati avanti perché poi ci sono tanti aspetti positivi il consorzio il sociale parli con uno parli con l'altro Diventi amico, ti confronti, le solite menate, ti, 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 ti cambi discorsi, si incontra in diverse occasioni conviviali, eccetera, e quindi, dai, diventa anche la cosa che sono felice di esserci. Insomma, dai. benissimo. E io non lo racconto per altri, lo racconto per me stesso, quindi, non è che io sono il portavoce di un'azienda. Sono io nel piccolino che la dico. No, ti proprio... ringraziamo che oggi pro... l'hai raccontato in televisione a una vera. bella platea. Insomma. Ma poi è proprio vera, eh? la mia è proprio vera, esatto. mia no, vera. Non ti vediamo che sei sì, un sì. personaggio La mia è proprio vera, sono il quotidiano che si fa tante ore al giorno <ride> esatto. <ride> a combattere col coltello tra i denti <ride> e via. Ricamando col coltello. <ride> Simone è un altro imprenditore. Lo possiamo assolutamente confermare. Ci proviamo. Dopo il ritiro dai parchetti sei immerso in questa realtà della birra in tra luppoli e <ride> botti, Malti lupoli. Esatto. Come ti è nata questa idea? Innanzitutto, volevo dire una cosa prima di sì. rispondere a questa. Mi devo far perdonare per la domanda che ero preparato all'NCA dicendo che doveva giocato Harry. A Bamberg. Bamberg è una città importantissima per la birra, c'è una birra ah, ecco. famosissima, eh, dove ha un tipo di malto affumicato super conosciuta nel mondo. Eh, noi stesso, in questo momento, al tipo pub, pubblicità occulta, non so se si può fare, non siamo sponsor o nulla. Eh, abbiamo una birra eh, della Franconia, quindi proprio di Bamberg. E quindi mi sono rifatto della, della domanda che non sapevo ecco, prima. E, <ride> e mi piace tantissimo la storia della non passione ma alla fine è passione per il lavoro è passione che è nato è passione che, che dà ancora tanta vita a questa città e a questa società storica che, che vive di passione vive da, di gente che lavora da 40 anni nella stessa società e, e la cosa più bella poi è, è vedere mi sono dilungato un po ma è vedere il risultato finale, che alla fine conta sempre un po'. E le persone che sai che lavorano lì da tanto tempo, che hanno investito e eh, che hanno vissuto alti e bassi, molti bassi che, che alti, eh, siano lì ancora a lottare giornalmente, a, a cercare che questa realtà sopravviva sempre. Questa è una cosa fantastica, è una Mirata. grande storia, sì. non di pallacanestro, ma di passione. Ecco Simone, tu nasci a Macerata, poi chiaramente. Eh, gran parte del tuo tempo qui a Pesaro, oltre al girovagare che poi vedremo e adesso anche l'avventura a Barcellona. Io sì, ero arrivato un po' ho iniziato giovanissimo a giocare al pallacanestro sì. eh, ero arrivato un po' a cottura con la pallacanestro, ero molto appassionato di altre cose, soprattutto nel mondo del food and beverage e quindi cibo e e al e e alcohol, bevanda, e alcol, diciamo. sì. E Il tempo di istruzione ne avevo tanto che in, questi, in quegli anni in cui giocavo, ho sviluppato passione sì. al, al di fuori. E la birra era uno di questi. E quindi è capitato di, di aprire sette anni fa un, un posto proprio che a peso, perché comunque è una città che a me ha dato tantissimo. e Spero di aver dato, e continuerò a dare in questi anni di aprire un pub e quindi mi sono immerso un po' in questo mondo non è solo birra, è in generale una, una passione per, per il food and beverage appunto e poi hai punto se fai la spola con la Spagna e poi questo qui vive ormai, il mio pub vive ormai da sette anni sì. e con i problemi di questo momento naturalmente da tre anni e mezzo che sono in Spagna che sto avendo un'esperienza incredibile l'ho fatto un anno e mezzo a Barcellona gli ultimi due anni a Saragozza sì. dove non sono titolare a Saragozza la Sierzo Brewing esatto, Sierzo è il nome del vento esatto, che sì. soffia in Aragon e soprattutto a Saragozza è un'esperienza incredibile perché poi era quello che mi mancava a livello cestistico fare un'esperienza fuori molto veramente ho cercato questo perché a livello cestistico non sono mai riuscito ad andare tra... all'estero, esatto, esatto. esatto. E poi eh, arriva anche la collaborazione con un'azienda maceratese MC77 che ti creano la tua birra che si chiama Ala Pivot. Raccontaci di questo perché è bellissimo. Tra l'altro, abbiamo mandato anche la foto tua. Un regalo, un regalo da parte dei ragazzi di MC77 sì. ragazzi di Cecilia Scisciani e, e Matteo Pomposini. Sì, sì. Due ragazzi fantastici e qualità di birra assoluta non perché siano vicino di a Macerata, diciamo macerata. E in collaborazione con il Masto Birraio, e il, e insomma di, di dove lavoro, di, questo, di questa marca Sierzo Brewing e hanno voluto dedicarmi, e mi ha fatto solo che piacere, io non me l'aspettavo nemmeno, io sono stato un po' il tramite e ho dato anche una mano nel fare la birra eh, questa birra che non ha il mio nome però ha la pivot ma comunque c'è no il tuo sì perché poi è un ruolo che anche sì. in Spagna è lo stesso cioè la pivot è universale quindi è perlomeno in Europa e dove si assaggia sta birra dove si può questa acquistare questa birra è, siccome è, è stata fatta solo un lotto ah. in una situazione bellissima purtroppo dopo c'è stato l'inizio di questo caos mondiale e, mh, non c'è più non so se si trova ancora qualche bottiglia in qualche pub che non è riuscito a venderla però è, stato, è andata molto bene sia in Spagna che, che in Italia e, e vediamo se in tempi migliori magari faremo qualcosa o, o una serie sì. di o magari non so, un progetto di eh, birre su giocatori personalizzate, si possono fare tantissime cose poi. bellissima questa idea in effetti Simone e, senti Tornando al Flamini cestista, il motivo per cui ti abbiamo invitato, te l'avevo preannunciato, non e era poi, per la birra, è anche <ride> per la birra diciamo così, ma soprattutto perché Simone era il capitano dell'ultima Scavolini che ha partecipato, l'ultima Vittoria Libertas che ha partecipato alla Final Eight nel 2011-2012, ma ti stoppo subito perché ne parleremo nello spazio vintage dopo l'attualità. Molto rapidamente eh, hai debuttato in Serie A qui a Pesaro nel 98-99, poi Ragusa, Iesi, Fabriano, Bologna, Sponda, Virtus, non si dice. Scafati <ride> con cui vinci la Coppa Italia di Lega 2, Napoli, Montegranaro, ritorno alla base dove per gli amanti delle statistiche gioca 112 partite segnando 323 punti. Prima di concludere a Roma e poi a Siena. Ho detto tutto? Manca, Ferra mi sono dimenticato? Manca Ferrara in mezzo. Eccolo. Però va bene, cioè, più o meno c'è tutto. tutto. Ed oltre alla coppa con Scafati, tre promozioni dalla Lega 2 alla Serie A con Pesaro, Bologna e, e, e Scafati appunto. Quando torni in Spagna, Simone? Torno il 26 di febbraio. Ah, quindi è già programmato, ti già abbiamo programma proprio preso per miracolo. Già programmato, però sì. la mia intenzione poi è tornare qui a Pesaro appunto sì. e stare un po' più a lungo a giugno. Tornerò a giugno e, e almeno un annetto... Definitivamente è sempre una parola, parola fuori, che a me sì. un po' mi. Il definitivo, un po' mi, mi spaventa. Però un periodo più lungo, sì, sicuro. sicuro. Speriamo che tutto sia alle spalle, quindi anche che la tua attività possa riveleggiare su un mare, molto più calmo. Veniamo all'attualità. E analizziamo il match di domenica sera contro Venezia. Roberto, già lo vedo spaventato perché gli ho già preannunciato no. che lo coglierò in domande no. molto tecniche. Ah, beh, se parliamo di tecnicismo, magari un po' più dura. Prego, partita. intanto, la regia di mandare in onda gli highlight. Venezia è una squadra che ovviamente ha potuto schierare ben due quintetti. Quello migliore, soprattutto quando il secondo quintetto era stato uh, sotto di 10. Hai visto la partita, Simone? Premetto che non seguo tantissimo in generale la pallacanestro, ma per una cosa mia, in generale sì. non, eh, non seguo molto lo sport, mi piace giocarlo. E non... però quest'anno lo sto seguendo un po' di più. Benissimo. E... E ho capito davvero che ci fosse davvero del, del sangue quest'anno, del, della voglia, della passione, dalla dal prima occasione, e l'ho detto a, a molte persone, quando, non so se proprio Delfino difese Harry a Sassari, eh, in un'occasione mai ricriticata, eh, dove mi sono reso conto che c'era davvero, che c'era voglia, che c'era voglia di giocare, che c'era voglia di, di far vedere che, 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 era, che si stava costruendo una squadra e che si voleva lottare. Questo è riferito a Carlos Delfino, sì. mh, eh, che è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, punto. Esatto. E sto seguendo e mi è piaciuto molto. Mi sta piacendo molto l'impronta che ha dato il coach. Mi sta piacendo molto che sia davvero che si noti che c'è qualcosa di, di solido, di solido, che ci si alleni, che ci, che ci sia voglia di giocare. E, e riguardo la partita, naturalmente, stiamo parlando di una squadra abituata a Venezia già da, da, da anni a, a un palcoscenico molto molto differente e, e nei minuti decisivi esatto sinceramente sì, con talento sì. e, e poi so è una squadra che, che gioca sempre sempre alla sua pallacanestro e quindi nei minuti decisivi poi quando è mancata un po' di so, fisicità o o due o tre cose non sono andate bene, o <coughs> un fischio. Eh? Venezia, naturalmente, ha preso sì. il largo. Però, cappello alla VL e ai ragazzi che stanno facendo, sì. secondo me, un lavoro incredibile e non devo smettere di farlo. Henry, your impression about uh, the last game uh, versus Venice: uh, did you expect to have better chances? Uh, At least until the third quarter. Ti aspettavi di avere qualche chance in più, almeno fino al terzo quarto. I mean, uh, I think uh, until third quarter we played pretty uh, pretty solid. You know, we were up by ten points when we went to fourth, uh, but just then uh, at the end, I think we didn't uh, get our. Uh, Penso che almeno fino al terzo quarto abbiamo giocato in maniera abbastanza solida. Siamo stati sopra di 10 punti quando siamo entrati nell'ultimo quarto. Poi alla fine non siamo riusciti a giocarcela fino in fondo ed abbiamo iniziato a giocare come loro, in maniera veloce e fisica, sempre uno contro uno. Poi non abbiamo più segnato e ci hanno sconfitto grazie alla loro qualità. Eh, eh, abbiamo subito un parziale di eh, 29 a 5. Roberto, tu eri al, sì. alla vitrifrigo, frigo, ecco, Dai, nei stai. singoli, andando proprio nei singoli, una bellissima prestazione di Kane e di mh, Gerald Robinson. Un po' più altalenanti gli altri giocatori questa settimana, concordi con questa impressione? Ma io direi che tutto sommato... Ho visto i tre quarti di partita proprio belli, tanto che quasi mi ero anche illuso, che dico con un po' di fortuna forse ce la facciamo. Io vedo una squadra che si comporta bene, una squadra che gioca bene, una squadra che è unita, un, un, capo, un, un capotreno che è formidabile. Quindi forse diciamo che... Con una dose di fortuna potevamo anche, anche scavalcare questa squadra che non era, non era facile, no? Tanto più che a Venezia avevamo vinto all'andata. Ecco, Tanto più che a Venezia avevamo esatto. vinto. Quindi voglio dire forse con un po' di fortuna, ma tutto sommato voglio dire, dai, è stata una prestazione, l'abbiamo vista tutti, no? Certo. Che non si può dire diversamente. La squadra c'è, io penso che eh, c'è molto affiatamento tra di loro, no? li vedo molto eh, come dire, combattivi, sì, compatti. Seri, compatti. compatti e quindi cresciuta tanto e eh, crescerà ancora tanto. Eh, questo nuovo obiettivo, finalete e tutto il resto, insomma, la dice lunga, no? Esatto. Eh, la dice lunga. Quindi eh, siamo fiduciosi e speranzosi. dai. Sì. Henry, abbiamo fatto molta fatica nel tiro da tre punti e anche nei liberi con percentuali che non ci hanno mai poi permesso anche in passato di vincere delle partite. Abbiamo avuto difficoltà con i tre punti e con i tre punti e con questo percentuale non abbiamo mai vinto. Yeah, sì, è basketball, dipende dal giorno e abbiamo avuto un brutto giorno. Purtroppo questa è la pallacanestro, dipende dalla giornata. Mi ricordo Venezia, quando abbiamo vinto di 20 punti, è stata una giornata incredibile. Ogni tiro entrava, anche a brindisi. Questo è il basket e questo è il motivo per cui lo amiamo. Henry, eh, Gerald Robinson eh, ci sta per lasciare. Sicuramente altre due partite. Tutti ci auguriamo che diventino almeno altre quattro. Vuol dire che arriviamo in finale. Le tue impressioni su questo gran professionista che è stato qui la scorsa puntata e ha lasciato a tutti un'ottima impressione, veramente un gran bravo ragazzo. Yo impressione about uh, Gerald Robinson? Harry. I think he's a, he's a very good player, he's a very good person, he's a very experienced. È un ottimo giocatore, una bravissima persona, molto esperto. Ha giocato tutta la sua carriera ad alto livello. E da ogni sua partita si nota come sia in grado di fornire assist, di segnare. Fa tutto bene. Sono fortunato di aver potuto giocare con lui, mi ha aiutato molto. è un professional, come ha è vero, sono i miei ultimi giorni, ma farò il mio meglio per il mio team. Per sure. You know, it's, uh, it's, you know, and, uh, è il basketball, uh, i giocatori vanno him, e vengono. And, uh, il suo contratto termina team, e lui andrà in un'altra squadra. Ci ha già aiutato tantissimo, come lo farà nei prossimi in due, in due incontri? E in okay. chiesto a Henry delle dichiarazioni di Gerald. Che ha detto: Sì, sono conscio di giocare le ultime partite, ma darò il massimo per il mio team in modo che veramente i tifosi non si dimenticheranno eh, di me. Simone, hai ascoltato le parole di Repes a fine partita? Te le riassumo ti brevemente. Ti, 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 collo, ti collo impreparato. Palle perse, tanti errori. Complimenti a, a Venezia, e purtroppo un ultimo quarto giocato sotto le aspettative e abbiamo avuto scarsa lucidità negli ultimi minuti perché rispetto a loro siamo un po' più corti. Poche parole decise, come sempre molto chiare, io credo che, che il coach, poi non conoscendolo bene, però credo che un coach di, di quel livello tenda sempre ad alzare e voglia sempre a, a alzare in, in La un livello. Eh, esatto. Sì. Esatto, quindi questo Mari può essere un primo, una, una prima volta che, che la VL ha provato ad alzare e non c'è riuscita del tutto, è stata molto vicino, ma credo che continui su questa strada, su questa strada lo possa fare, magari ci sarà, ci sarà una seconda occasione sicuramente, la terza non so se verrà, speriamo che, che venga colta la seconda e beh, ripeto, eh, secondo me stanno facendo comunque un lavoro mh, pazzesco. Finora. E non è facile arrivare a competere con gente che sta insieme da, da molti anni e ha un livello di esperienza esatto. più importante. Proprio questo, Roberto. Ma quanto è forte Austin Day? Eh, Austin Day <ride> impressionante. Ha fatto un po' la cavolata, dai. Non <ride> doveva farsi queste trippe una dietro l'altra, troppe, no? Ci ha buttato a capo lui. Eh, però devo dire, dai, che io ripeto, secondo me il coach, lo dicono tutti, poi tanto in discorso, discorsi fatti, però sì, è, sì, sì, sì. È, è un treno, è un, è, è un motivatore. Un capotreno, adesso è, capo è, treno. useremo questo termine, è lo diremo un, anche all'ufficio cioè, stampa dell'AVL. Io, mi, mi è la voglia <ride> me di andare giù a far canestro, <ride> <ride> l'altra volta ho visto sbattere la cartellina, cioè è, è uno che comunque non si, non, non si può arrendere questo. Tu dicevi, no. riproverà questo... Questo prova sempre, ma è, è il suo pregio, no? il pregio che eh, magari può fare anche un po' timore, credo che possa fare anche un po' timore, <ride> però si deve dare atto che ha fatto un, un ottimo lavoro e, e presumo che questo lavoro migliorerà sempre di più, esatto. perché è inevitabile. L'ultima partita è stata l'ultimo quarto, purtroppo ci siamo allenati lì, ma gli altri non tre? dimentichiamo gli altri tre. Eh, eh. Non dimentichiamo, non dimentichiamo tre. quanto Bravi. di buono abbiamo fatto negli altri tre. Bravi. Henry, adesso a febbraio la VL giocherà 2-4 partite. E partiamo proprio dalla prossima che è contro Trento, domenica, ripeto, alle ore 17. Tra l'altro Trento ha appena cambiato l'allenatore, non ci sarà più Nicola Brienza ma Lele Molin e speriamo bene perché ne parlavamo prima con Simone l'altra volta che abbiamo incontrato una squadra che aveva appena cambiato l'allenatore è stata la Fortitudo Bologna e ci ricordiamo quanto è finita qui eh, la partita Your about Trento. The, Le tue impressioni in in su Trento una squadra month contro month la quale abbiamo già giocato all'andata una squadra che ha cambiato morning. allenatore all uh, You know, they are, uh... Sono un team in Eurocup, sono undefeated. Sono un'ottima compagine, yeah, sono imbattuti know, in Eurocup. Ma Euro penso che dobbiamo credere sempre in noi stessi e so fare so meglio degli uh, avversari. Uh, possiamo vincerla e giocarla come sappiamo, con una difesa solida. Play possiamo batterli sicuramente. Henry, due giorni fa e ho chiesto di parlare delle final Eight. Mm -hmm. ho intervistato Henry alla fine della partita due partite fa adesso mi, non mi ricordo più contro chi avevamo giocato contro Brescia e, e gli ho chiesto le, le, sue pro, le sue previsioni per le final Eight. e mi ha detto andiamo per vincere and you replied to me We go to Milan to win the cup. Of course, no, you right? in front of the Andiamo per vincere, I non posso certo dire If che we go andiamo to win, per okay, perdere, non non è così facile dire davanti alle telecamere andiamo per vincere, ricordatelo right? no, dopo i tifosi, se uh, lo ricordano, esattamente, faremo di tutto uh, per vincere. Se mi sbaglio si mi dispiace, ma Roma, andremo Roma, là Roma, e daremo Roma, tutti Roma. il 100%. Ok, con queste dichiarazioni di vero guerriero tutti andiamo in pausa pubblicitaria. Perfetto, torniamo in studio, consideriamo la marcia di avvicinamento alle Final Eight di Coppa Italia come già dalla scorsa settimana abbiamo deciso di ripercorrere i ricordi dell'ultima partecipazione della uh, VL a questa uh, manifestazione. Quindi andiamo indietro nel tempo, siamo alla stagione 2011-2012 quando sulla panchina avevamo uh, coach Luca uh, Dalmonte che è il coach a cui è indiscutibilmente legato il ritorno di Simone Flamini a Pesaro già due stagioni prima. Giusto Simone? Sì, perché ho fatto feci una gran partita contro lui in A2 nella promozione sì. <ride> Scappati-Ferrara e no, naturalmente coincidiamo con il mio ritorno e il suo arrivo e poi io mi sono trovato benissimo con Luca fin, fin dagli inizi e è stato anche quello un bel, un bel viaggio, un bel cammino, una bella esperienza che ci ha portato poi al, a fare una semifinale Scudetto, a fare una semifinale sì. Coppa Italia ma soprattutto un anno intenso, bello, anche lì molti mh, alti e bassi i bassi erano considerati bassissimi però eh, non erano così bassissimi ecco ci arriviamo perché il nostro spazio vintage ripercorre proprio le tue tre annate, non soltanto focalizziamo poi alla fine sulla Final Eight. Il primo anno hai come compagni Marcus Green, Michael Hicks, Eric Williams, tanto per citarne tre. Arriviamo decimi però, arriviamo alle Final Four di Euro Challenge a Göttingen, dove perdiamo contro la squadra russa di Samara che poi perde in finale contro Göttingen. Un bel ricordo anche quello, Simone. Un ricordo bellissimo, anche quello un anno, una squadra che è pazzesca. Cioè, L'ultima partecipazione europea. Una squadra molto, una, una europea, squadra sì. molto buona, sì. tra parentesi, con mille di difficoltà all'inizio che poi ha ritrovato il suo cammino durante la stagione con partite discrete e poi è arrivato alle Final Four di, di Euro Challenge. E anche quella è una bellissima esperienza e, di mezzo un grave incidente di Dusan Sakota. Eh, che poi fortunatamente si è ripreso e ha fatto una carriera altrettanto buona eh, e quel rammarico di aver perso una semifinale perché l'Euro Challenge era, è stata una coppa non così importante però pur sempre una coppa e perdere una semifinale fa molto male infatti io mi ricordo poi in quel i, I minuti successivi, ognuno a, a cercare di farla sbollire alla sì. sua maniera e, e il giorno dopo la finale una, una festa pazzesca nel, nel palazzetto l'ambiente incredibile a Gottingen. E giocavano in casa. Sì, eh. sì, sì, sì. Sì, sì, sì. sì, 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 Giocavano in casa. È un livello del Final Four, un buon livello. Sì. L'anno dopo arriva Daniel Hackett. Purtroppo. Ma... Anche... <ride> Perché? No, perché è stato come un babysitter per lui, però un buon babysitter, no scherzo, adesso, con Dani scherziamo, siamo molto amici quindi è cresciuto moltissimo e quando è arrivato faceva un po' arrabbiare sinceramente, però grazie alla città, grazie alla guida del al coach, grazie all'intorno, alla società è riuscito a, insomma, a vedere quello che doveva essere, a capire, visto che poi veniva da un anno non buono alla Benton, che era appena tornato alla Benton Treviso dal, dal, dagli Stati Uniti. E quell'anno iniziò un cammino che poi lo porta ad essere un giocatore importante in questo momento in Europa. Esatto. Veniamo poi all'ultima anna all annata, anzi alla penultima tua, 2011-2012, che è poi quella più. Eh, celebre pena di eh, successi tra il 16 e il 19 febbraio vai con la tua squadra a Torino al Pala Olimpico e ti giochi eh, le Final Eight arriviamo, eravamo secondi in classifica sì. quindi un ottimo campionato stavamo disputando e, e in semifinale eh, ci frega Cantù sì, eh, Venezia mh, battuta con non difficoltà, cioè una buona gara agevolmente, però agevolmente. Sì, sì, il sì, giorno sì. dopo con Cattù invece sì. abbiamo anche lì giocata fino alla fine, due o tre episodi. Poi quelle partite basta davvero poco. Quindi è eh, anche lì rama, un rammarico enorme per, per non aver potuto far la, la semi-la semi, finale, disputare la finale. E Immagino quale rammarico poi la semifinale contro la Armani Però ce lo siamo ripresi perché sì. poi sotto 2-0 con Cantù nei playoff abbiamo vinto 3-2, quello è stato. esatto, a... nei quarti. Esatto. E, e Milano abbiamo da contro Milano abbiamo dato, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, abbiamo perso un'occasione in gara 1 fondamentale. E per Milano è una squadra molto più lunga, molto più attrezzata, molto più... però quell'anno lì è da, è da lacrima. E tuttora quando ricordo, poi sono ragazzi che sento non quotidianamente, ma che continuo a sentire a distanza sì. di anni: e ognuno con le sue vite, che, qualcuno gioca, qualcuno no, qualcuno aspetta, qualcuno, famiglie numerose. E, e invece, e, insomma, è, è stato un anno pieno, pieno di emozioni. E. Simone, io ricordo quali giocatori avevamo, ti faccio la stessa domanda che ho posto a Coach Del Monte: Ricky Hickman, James White, Achette appunto, Giumain Jones, Marco Cusin, Mirza Libegovic, Daniele Cavaliero e Tauli Deca. Ma una squadra così oggi vincerebbe lo scudetto? Non è detto assolutamente. E sicuramente, visto quell'anno, visto quello che abbiamo prodotto farebbe sicuramente una bella figura e in questo momento sarebbe un, marina, un so, sarebbe lì per lottare, per, però la, la palla cambia, cambia tantissimo, cambiano le condizioni, cambia che non c'è il pubblico, cambia, io dico che una squadra così con, legata ai problemi di quest'anno non so se avrebbe fatto bene lo stesso, perché è una squadra che aveva bisogno di stare insieme, di uscire, eh, di frequentare la città, di, 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 era proprio un bisogno, cioè era proprio una squadra. e in questo momento Mario, visto l'era Covid, queste cose non so per me non è permesso. E quindi Mario avrebbe fatto fatica a quel punto di vista. O giocare senza pubblico. Io un Daniel Hagar senza pubblico. Non lo immagino, non lo immagino sì. un Joe Man John senza pubblico, non lo immagino anche se sono professionisti, sì. eh? O lo stesso James, eh, ma anch'io, cioè farei, farei davvero fatica. Quindi poi non, non si può dire. Sicuramente era una grande squadra. Benissimo, con questa bellissima analisi di Simone Flamini ci avviamo anche oggi alla conclusione di eh, Insieme a Canestro. Ricordiamo a tutti i tifosi che siete ancora in tempo per sottoscrivere la VL Card. Prego Roberto Chialini di mostrarla alle nostre telecamere. La giri perché è al contrario... <ride> Quindi ancora un invito, eh, mando oh, in sovrimpressione il nostro numero di Whatsapp per eh, i nostri messaggi 346 367 3780. Non ci resta che ringraziare i nostri ospiti. Henry, thank you very much for thank being you. here. We thank hope you. to have you soon uh, in the next few months. Thank you. You want to uh, say hello to all your fans here in Pesaro. Grazie, grazie, thank you, grazie us, support us. Thank you guys. E ricordati la promessa. And, uh, <ride> <okay>. <ride> Quando sei nel canestro, ricordati. Ecco, invita anche Henry a sottoscrivere la VL Card. Roberto, grazie mille, spero che tu ti sia divertito Moltissimo. in questa ora a parlare di basket. Bravissimi. E Simone grazie mille ti verremo a trovare al tuo locale non appena sì. a pranzo si può venire sì, assicuro, assolutamente, assolutamente. peccato che sì, sì, volevo no. assaggiare alla pivot assolutamente magari c'è una bottiglia di nascosto, <ride> di nascosto. <ride> perfetto appuntamento a uh, giovedì prossimo 11 febbraio uh, quindi la giornata prima del nostro um, debutto nelle final eight di Coppa a Milano, attenzione alle repliche, se la perdete o insieme a Canestro la potete rivedere il venerdì alle 11.40 e alle 15.20, il sabato alle 16.15 e alle 22, e la domenica alle 10 e alle 15. E termino con il mio solito appello a tutti e, tre, tutti e tre: tornate a casa e mettete like sulla pagina Facebook di Rossini TV, sul canale YouTube e sul profilo Instagram. Sì. R sì. click, 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 <ride> like, like, Facebook, like. Sì, YouTube sì, sì. E, e Instagram. No, 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 no. Manderemo anche in Spagna. Manderemo anche in Spagna. anche in Spagna. Un grande saluto a tutti i tifosi. Ci vediamo la settimana prossima.